Chi è là dietro l'uscio? Entrino! Un attimo che sto facendo un video! Ciao amici! Mi stimo e mi incoraggio! Sono il vostro Capitan Ventosa! Da Striscia alla Frequenza! Frequenza! Oggi per fortuna... Ciao! Caro Ventosa, ma questo è Marco Camisani Calzolari, ma non ne avrai bisogno perché oggi nessuno magagna, sto facendo un video, il video è bellissimo. E invece no, caro mio Ventosa, anche i video possono essere fonte di problemi online. Bisogna veramente fare attenzione. E certo, anche il video. E che video? No! Ventosa, si riprenda. Le faccio un esempio. Sì. Ad esempio, io qui ho ricevuto un bel messaggio via Facebook, il sistema di messaggistica. Bello, Facebook. E glielo mando per vedere come si comporta. Molto volentieri. Allora, pronti, guardi, via. Vai, tac, inviato. Sono sempre io. Però è vero. Ha visto. Là, eccoci qua. Sì. Ora vede quella faccina lì? La vede? Sì. Ecco, c'è scritto, cosa c'è scritto sotto? Ma prima di tutto la faccia è così. Non è così l'emoticon. Io sono molto emoticon. Credo, ma è un po' meno, è un po' meno. Giusto. Meno. E poi guardi, andiamo avanti. Okay. Vede quel link lì? Sì. Sei in un video. Allora qui dicono clicca qua, perché certo, così cliccando si vedrà lei in un video. Clicchi pure. Clicco subito allora. Vada, vada. No, io me lo mangio il dito piuttosto. No, ma lei non sono tu, no. È una truffa. No, ci fidi. Mi fido. Vada sereno, vada, clicchi col mignolo, clicchi. Oh. Eccoci. Ha visto che bello? E adesso? Ecco, qua c'è un video, vede che c'è anche lei qua? Questa mia faccia? C'è lei, certo. Sì. È un video, lei scusi, solo per una domanda, ma ha fatto qualche video recentemente di cui si deve vergognare, qualcosa che non farebbe più? Scusami? Dico, ha fatto qualche video che magari un po' inconveniente, un po' sconveniente? Ma non sarà mica quel video in cui... Ventosa, Ventosa, venga. Che tossona! Venga qua, non l'ho neanche visto sto video. Senta, quello che è successo, faccia vedere il telefono, guardi. Allora, quello che è successo in realtà è che le hanno rubato l'immagine da Facebook, l'hanno usata apposta per creare questo finto YouTube, ok, in modo che lei poi potesse cliccare. Clicca, clicchi. Clicco. Clicchi. Adesso? Il video lo vede? C'è il video? No, non c'è niente. Vede che non c'era nessun video? E quindi? E quindi sa cosa è successo? Che no, adesso lei, il suo browser qua, è tutto pieno di spam. No! Lo sente? Sì, lo sento, è tutto qua. Sono tutto spammato. Una specie di virus che gli ha installato anche dei pop-up. No. Dei pop-up? Aia, no. Li vede i pop-up? Li sente? Aia, li sente? Aia, aia. No, mi ha fastidio. Basta. Poi spuntano. Aia, uno qua. E quindi quando ricevete queste richieste, questi video un po' generici, no? Non cascateci, sapete bene quello che avete fatto. Quello che non avete fatto, non cliccate così a caso sui link che capitano. Certo, perché il mondo di internet, il mondo digitale, ricordate che non è solo virtuale, ma anche molto reale. Quel che fate vale. Se vale. E allora mi stimo e vi incoraggio, vi stimo e vi incoraggio a fare molta, molta attenzione anche coi video. Sì, perché chiuso. Allora, senta Ventosa, ma a proposito di quel video, dico, ma no, ma era uno scherzo, scherzone tra amici, sì. Sicuro. Ma che bella barbetta.